animare un'immagine a 360 gradi è molto più facile di quanto possa sembrare. L'idea mi è venuta guardando un'immagine di Peter Lett sul sito di Flickr. Un'immagine a 360 gradi è formato dai pixel. Normalmente l'immagine ha la dimensione 2:1, per esempio 5000 pixel stanno per 2500 pixel. Quindi quando uno va a creare o ricreare un'immagine è importante mantenere la giusta proporzione. Allora io in questo momento decido che voglio modificare la mia immagine, come vedete qua la dimensione della mia immagine. Allora, ho preso l'immagine da Pixabay nel settore Vectorials, adesso incollo l'immagine e posso, se voglio, anche girarlo, metterlo a specchio. Modifica, copia, chiudo, modifica, incolla, mettiamo un po' qua. Ovvio che questi non andranno proprio in 3D, ma per farvi vedere come possiamo modificare la nostra immagine, metto un altro ancora. Per realizzare questi tipi di fotomontaggi non servono software particolari, basta un Paint o l'editor della Apple, ma anche altri software possono benissimo fare questo, visto che si tratta semplicemente di una sovrapposizione di immagini. Spero che questa idea stimoli la fantasia vostra e quella soprattutto dei vostri studenti. A presto!